Buongiorno a tutti Allora, in attesa che si collegano un po' di persone <coughs> Almeno per chi voglia seguire la live Fatemi sapere nei commenti se mi sentite correttamente Vedete ovviamente lo schermo e la, la presentazione sulla destra Insomma, Sarà una piccola presentazione, commenteremo insieme in modo da agevolarci in qualche modo in qualche modo il compito. Quindi mh, più che altro fatemi, <coughs> fatemi sapere se mi sentite correttamente. Ok, allora direi di, uh, di iniziare. Um, innanzitutto, salve, spero tutto bene. Uh, appuntamento men mensile con uh, aggiornamenti tech e prodotto per quanto riguarda la uh, quello che sta succedendo in Presso Shop, ecco. Allora. Primo aggiornamento, prima news, più che altro abbastanza importante, eh, è stata rilasciata la versione 1774 che è una patch version, ossia sono state fatte dei bug fixing eh, particolari, in queste versioni non ci sono aggiunte eh, di feature, ma principalmente eh, fix. Di sicurezza o fix di bug vari. Eh, in questa versione in particolare ci sono state tre, eh, tre bug fixing, eh, c'è il, il changelog, lo potete comunque andare a, a vedere su, su Github, c'è un link e da lì potete andare a vedere. C'è sia l'articolo su Build che eh, il changelog su GitHub in modo da vedere nello specifico cosa è stato corretto. Uh, ovviamente l'aggiornamento da 1.7.7.3 a 1.7.7.4 con il modulo One Click Upgrade è abbastanza, abbastanza semplice volendo potete anche aggiornare la, la versione di Presto Shop in modo, in modo manuale il risultato ovviamente è, è il medesimo ovviamente uh, in questo caso sono piccoli, piccoli Piccoli aggiustamenti che, però, nel caso in cui voi avete riscontrato un bug del genere perché voi o i vostri clienti, adesso in base a chi ci sta seguendo, se avete riscontrato un problema del genere perché vi ne siete imbattuti per via delle funzionalità, per via di quello che dovete fare. Uh, controllate se in questi 13, in questi 13 bug mh, risolti c'è il vostro problema, e quindi magari applicare solamente un hotfix solo per quel bug. Uh, non ci sono risoluzioni uh, di sicurezza particolari, ma sono principalmente bug o regressioni. Altro update riguarda la versione 1.7.8. Pardon. In questa versione attualmente siamo in code freeze, cosa vuol dire? Non ci sono aggiunte di uh, nuove funzionalità, quindi attualmente si sta lavorando sulla scheda prodotto, sui miglioramenti del multishop, ovviamente nella 178 sarà portato il supporto a PHP 7.4, visto che um, dalla community sembra più importante il supporto a PHP 7.4 che qualsiasi altra cosa. Ovviamente è importante... Eh, anche quello, quindi versione 178, eh, supporto per php alla 7.4. Nella scheda prodotto, eh, i principali, principali aggiornamenti quali sono? Eh, graficamente sarà molto simile a quella che c'è attualmente. Volendo potete già eh, scaricare eh, la versione develop, la versione master e vedere un'anteprima. La, um, il concetto fondamentale, la cosa fondamentale in questo caso è che la scheda prodotto verrà migrata nel modo corretto e completamente a Symfony. Quindi, in questo caso um, ci sarà un miglioramento, si spera, delle performance. Almeno, come insight interna, ho questa informazione. Eh, oltre ovviamente a fornire tutta una serie di, di hook e eh, possibilità di modificare la scheda prodotto da un modulo, quindi senza andare ad intervenire nei, nei file principali, nei file di core. Per quanto riguarda invece il multishop. Ci saranno una serie di miglioramenti che potete vedere uh, nel canale di YouTube, che adesso si, sì, ve lo, lo c'è nella prossima slide. Uh, principalmente, sono miglioramenti UX, quindi per quanto riguarda uh, l'esperienza d'utilizzo da parte dei, di, dei merchant, principalmente ci sono alcuni bug fixing, però, principalmente, sono miglioramenti grafici, quindi che permettono al merchant di. Uh, Meglio in quale contesto si trova per chi ha lavorato nel multi shop, um, o per chi lavora nel multi shop, è adesso nella 1.7 è un po' complicato capire dove si stanno modificando quelle determinate opzioni o i prodotti, uh, quindi i miglioramenti riguardano proprio questo. Ci sarà ad esempio una barra in alto dove mostrerà sempre. In quale shop si sta lavorando, si possono abbinare i colori al, allo shop e di fianco ad ogni opzione, che sia un'opzione compatibile con il multi-shop, ci sarà un'iconcina dove farà vedere gli shop disponibili e dove quell'opzione è stata customizzata. In alternativa, l'opzione è valida per tutti gli altri shop, quindi a livello di contesto globale. Giovanni dice l'autoclick. Ok, perfetto, mi senti, mi senti bene. Se ve lo siete persi, c'è un'importante novità da parte del Team Core principalmente, eh, ossia, come faccio io mensilmente, loro però sono concentrati più sulle demo di alcune cose, io in qualche modo spazio gli argomenti. Eh, c'è una live demo ogni mese dove vengono mostrate. Uh, in pratica le funzionalità delle versioni successive e dove potete fare direttamente domande al team core. Uh, le live sono, sono in inglese e la prossima si terrà il 26 maggio alle 2 di pomeriggio. Lo so, potrebbe essere un orario un po', un po particolare, però ehm, se riuscite a liberarvi uno slot, la live dura, dura un'oretta un e c'è già l'agenda del della prossima live. Quindi ci sarà eh, sempre la scheda prodotto, quindi ci saranno aggiornamenti e novità che vi faranno vedere. Eh, il multistore 1.78, come sviluppare un modulo eh, 100% compatibile con il multishop. Linked List 5.00, un modulo. Quindi è stata aggiunta la compatibilità al multistore e poi 1.7.8 uh, le traduzioni del menu che attualmente uh, si possono fare ma da database, quindi è un, po', uh, è un po' complicato. Quindi verrà aggiunta anche questa funzionalità, che in realtà nella 1.6 c'era, uh, non vi saprei dire al momento poi perché eh, non è stata portata nella 1.7, adesso ci sarà anche questa, verrà presentata proprio da Pablo il. Uh, il project manager tra virgolette di, del progetto Pressshop open source quindi il canale si chiama Pressshop Dev lo trovate cercando su youtube il link del canale ad al momento è questo anche perché youtube non mi fa cambiare link uh, se non si raggiungono un tot di iscritti uh, però lo trovate comunque Pressshop Dev cercatelo su, su youtube come, come canale e um, ci sarà la, la, la quinta live a fine maggio che per chi ha un po' di dimistichezza, vi consiglio comunque di seguirla, ma, ma anche chi non ha dimistichezza c'è comunque una presentazione video, quindi può capire un attimino, può vedere uh, che cosa sta succedendo. Ecco, un po' di aggiornamenti per quanto riguarda questi uh, Presta Shop Essential. Li chiamiamo. Uh, attualmente abbiamo checkout Facebook e. Uh, Matrix, non so se avete avuto modo di provarlo, magari scrivetemelo nei, nei commenti o se avete avuto qualche problema di sorta. Uh, Presa Shop Facebook che vi permette di um, collegare il proprio shop con Facebook, quindi vi permette di aggiungere um, il pixel di Facebook, vi permette di sincronizzare i prodotti con Facebook. Uh, addirittura ci sono tante altre piccole funzionalità come la chat di messenger in automatico oltretutto in questo modo con questo modulo permette di ottimizzare le ads che fate su Instagram o su Facebook anche i prodotti che vengono che vengono comunque sincronizzati in Facebook eh, si ha la possibilità sia di metterli su Facebook che su Instagram eh, se avete bisogno di ulteriori informazioni Commentate sotto il video, mi taggate in qualche modo, mi scrivete uh, su LinkedIn principalmente. Cerco di mandarvi del materiale se vi interessa. Uh, in questa versione ci sono um, 4 bug che sono stati risolti, uh, 4 miglioramenti e una nuova feature che è stata inserita. Per maggiori informazioni, potete consultare il backlog su GitHub. Uh, questi moduli sono, ovvia sono ovviamente open source e sono gratuiti. Presso Shop Checkout che è stato il primo a essere uh, rilasciato di, 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 questo, di questo quartetto di moduli perché poi ce ne sarà un quarto uh, di modulo anche questo è stato aggiornato ci sono un po' di, uh, di non aggiornamenti particolari ma uh, comunque consigliano di tenerlo aggiornato in, in quanto comunque è un metodo di pagamento e ad ogni aggiornamento viene o corretto qualcosa o aggiunta, aggiunta qualche funzionalità quindi se non l'avete fatto, se lo state utilizzando, se non l'avete fatto, aggiornatelo senza problemi. Ecco. Lo potete fare tranquillamente da back office. Il prossimo modulo molto interessante che ha subito un aggiornamento che sarà disponibile quanto prima è Shop Matrix. Attualmente la versione basic di Shop Matrix ha cambiato interfaccia, ha una pagina dedicata con tutte le metriche, inizialmente per chi ha seguito una vecchia live erano giusto quattro metriche importanti con un po' di grafici, adesso invece eh, c'è una sorta di overview tab, quindi con più informazioni eh, c'è la possibilità di vedere tre mesi di dati, ovviamente nel passato eh, si ha l'accesso a 8 KPI e due grafici, c'è la possibilità di definire una gran annualità con giorno, mese e anno. E è disponibile la versione 1.6.1 e preinstallato direttamente nel back office la novità oltre a questo ovviamente che già nella versione basic è comunque un passo avanti ci sarà una versione advanced quindi con i mail report gli highlights sulle, sulle sessioni ci sarà un'interfaccia dedicata completamente revisionata e ottimizzata 14 mesi di, di dati di storico dati quindi oltre un anno ci sarà l'integrazione con Google Search Console. Page Speed Insight direttamente con il modulo. E ci sarà la possibilità di esportare i dati. Tutto questo nella versione Advanced che ancora non è, non è disponibile al momento. Quindi davvero tante uh, funzionalità in più. Queste sono un po' le schede, non, non so se si vedono benissimo, però, abbiamo un tab overview, un tab business, un tab acquisizione e un tab Customer Knowledge. Quindi, questi dati ci serviranno ovviamente per capire che cosa sta succedendo, ma anche per capire dove muoversi, quindi le scelte da, um, le scelte da effettuare. Vediamo, dalla prossima slide mi dice try reloading. Ok, proviamo a ricaricare. Niente, non si carica. Vediamo un po'. Ok, presente, vediamo un po' se si carica adesso, no, non gli piace. Va bene, va bene così, fatemi sapere se si vede ugualmente. Detto questo, presso Shop Essential ci sarà un quarto modulo che sarà rilasciato a settembre, eh, riguarda la sincronizzazione, tra, eh, cioè, la, la sincronizzazione tra Google Shopping e il proprio Shop, quindi l'esportazione dei prodotti in Google Shopping. Non ho un nome definitivo al momento. Uh, abbiamo solo qualche funzionalità che verrà sviluppata però verrà rilasciato comunque a settembre in via ufficiale uh, un aggiornamento che troverete su addons per chi acquista moduli ma anche per, in realtà per chi, per chi li vende ci sarà um, una piattaforma indipendente per quanto riguarda le revisioni che si chiama revisioni verificate quindi All'interno della scheda prodotto, ovviamente dopo, dopo che qualcuno ha rilasciato un feedback, ci, sarà una, ci saranno le recensioni verificate. Organismo terzo, in modo che eh, siano il più trasparenti possibile, in modo che anche nel caso in cui ci sono recensioni negative ci sia una moderazione e capire meglio se quel modulo effettivamente ha un problema o meno, però è stato integrato come... Eh, Raccoglitore di opinioni a apart partitico, direi. Quindi da qui troverete una, una, una novità per quanto riguarda addons. Sempre per quanto riguarda addons, qui c'è tanto testo, ma cerco di eh, come dire, sintetizzare. Verrà sostituito lo Zenoption. Quindi per chi, ha, uh, per chi ha acquistato dei moduli, per chi ha utilizzato anche uh, l'opzione Zen, verrà sostituita con la Business Scale Subscription. In soldoni di che cosa si tratta? Uh, la Business Scale Subscription, un po' come la Zen Option, vi dà la possibilità di ricevere aggiornamenti, al, um, aggiornamenti del modulo sia per la stessa versione di PrestaShop sia per versioni successive ad esempio perché magari viene rilasciato PrestaShop 8 lo sto ipotizzando voi avete la uh, business Care subscription la business Care subscription può essere rinnovata di anno in anno eh, pagata annualmente ovviamente con un tacito rinnovo ehm, ed è come dico qua inseparabile nel senso um, una volta acquistata con il modulo si può rinnovare, a differenza della Zen Option di adesso, dove voi adesso ogni anno se acquistate quel modulo dovete riacquistare il modulo per ricevere poi supporto e aggiornamenti. Mentre con la Business Care Subscription, quindi Business Care non so come verrà tradotto in, uh, in italiano, uh, in quel caso là... Basta rinnovare semplicemente la, la business care e non riacquistare il modulo di volta in volta. Quindi anche qui un, un passo, tra virgolette, per chi magari utilizza uh, dei moduli particolari, voglio fare un esempio, uh, il, giusto modulo Amazon, il modulo di Amazon o il modulo di Bay che comunque hanno aggiornamenti continui perché cambia la piattaforma, in questo caso eBay o Amazon, uh, Press Shop comunque rilascia aggiornamenti, ci sono nuove funzionalità, quindi in quel caso là non conviene riacquistare il modulo di anno in anno, ma basta, basta fare la Business Care Subscription e quindi in quel caso lì accedere a supporti e aggiornamenti eh, illimitati. Ok, slide, slide completate. Uh, abbiamo toccato un po' di argomenti. Non so se c'è qualche domanda in particolare che attualmente vi, vi sta frullando per la testa. Questi sono gli aggiornamenti principali, eh, almeno per quanto riguarda la parte prodotto, la parte, la parte tech. E, mh, nel frattempo vi do la possibilità, visto che lo streaming è un po' indifferita, vi do la possibilità di pensare a qualche domandina. Uh, anzi nel frattempo vi voglio recuperare il link di youtube del canale Presta Shop Developers eccolo qua così ve lo metto nei commenti in modo che potete iscrivervi attivare attivare l'avviso in modo che poi non, non vi dimenticate della live e non so se c'è qualche altro link che posso lasciarvi. Sì, posso lasciare questo del blog. Eccolo qua. Della Release 1774. Ok, andiamo un po'. Aspetto un po' se, se c'è qualche domanda sugli argomenti che abbiamo detto. Faccio un breve recap. Presso Shop 1774, Presso Shop 178. Compatibilità estesa PHP 7.4. Abbiamo aggiornamenti per quanto riguarda i Presso Shop Essential, che sono presta Shop Facebook e Presso Shop Checkout. Abbiamo alcune novità sull'addons tra cui le recensioni verificate. Da un, un organismo terzo, in questo caso si chiama proprio Recensioni Verificate. Eh, abbiamo la sostituzione dal primo giugno, dal primo luglio delle, delle, della Zen Option. Fatemi prendere la slide, così magari non vi dico una castroneria, che è la slide proprio quella che non si vede. Dov'è? Dov ah, no, eccola qua: Zen Option dal primo giugno e dal primo luglio per tutti gli altri moduli. Quindi dal 1 giugno per i moduli sviluppati da Presa Shop, dal 1 luglio per tutti gli altri moduli sviluppati sul marketplace. Ehm, L'ultima invece slide era per quanto riguarda sì, la business care. Ok. Ah, ovviamente il canale pubblico della, dei Presa Shop Developers sono le presentazioni demo da parte del team Core, quindi principalmente faranno vedere delle demo dimostrative di quello che verrà rilasciato, essenzialmente. Allora, Giovanni chiede, il modulo Analytics Ad Advance sarà a pagamento e eh, se sì quanto? Questa la mettiamo così. Allora, ehm, da quello che so, sì, il modulo Ad Advance sarà a pagamento eh, sotto forma di abbonamento, eh, però non ti so dire al momento ancora ehm, il costo. Ti direi, direi un'informazione non, non vera, nel senso non lo so, però sì, sarà, sarà, sarà a pagamento. Eh, però la versione a pagamento, come hai visto, avrà tante funzionalità in più oltre a uno storico di dati eh, di 14 mesi. E' tutta una serie di funzionalità che probabilmente eh, fa, fa comodo avere, secondo me, all'interno di PrestaShop stesso, quindi... Sì, tolgo, aspetta la domanda. Prego, Giovanni. figurati. Oggi non c'è il nostro Andrea Garofoli, che di solito ci segue sempre... È interessante, sì, è molto, molto interessante, ma non perché diciamo, sono dalla parte di, di Presto cioè, Shop, però avere delle statistiche del genere direttamente dal back office, dove ovviamente queste statistiche vengono in qualche modo, tra virgolette, triangolati con i dati di Presto cioè, quindi c'è Analytics, sì, però fanno, fanno anche capo alle informazioni che ha lo shop, che sono quelle, diciamo, importanti per quanto riguarda gli ordini, eh, gli ordini validi ovviamente se poi uno utilizza Shop nel modo corretto, nel senso utilizza tutti gli stati d'ordine nel modo giusto, quindi ha anche una gestione accurata sotto quel punto di vista, quindi gli ordini, il totale degli ordini, gli utenti, i carrelli, quindi sì è vero che aggiungendo Analytics al proprio shop si hanno i dati nella dashboard di Analytics però um, avere una sorta di matching fra i dati che Analytics e il proprio shop è qualcosa che eh, non, non è poco. Google Search Console e Spage Speed soprattutto, sì, sì, anche questi sono, sono strumenti che oggi eh, per chi ha uno shop sono, sono, sono fondamentali, quindi anche quello, sì. Non, non, sì, però sarà a pagamento ma non ti so dire quanto non ti so dire il costo almeno al momento non, non lo conosco anche perché non è stata ancora rilasciata in via rilasciato in via ufficiale c'è stata proprio una demo interna qualche giorno fa molto molto interessante davvero molto interessante Ok, aspettiamo giusto qualche altro secondo in modo che vi do tempo per capire un attimino se c'è qualche domanda, qualche dubbio. Ad ogni modo io sono comunque eh, sempre disponibile principalmente su, su, su LinkedIn, eh, mi potete trovare anche sul forum, tra virgolette mi mandate un messaggio, però su LinkedIn è molto più, molto più rapido oppure magari commentando il video, i video, le, le, le live delle dirette e taggandomi, quindi cercando di farmi avere una notifica in qualche modo. Ok, allora ehm, concludendo, così eh, bella asciutta, concludendo, se nel caso in cui vi viene in mente qualche domanda, ripeto, sono disponibile su LinkedIn, potete commentare sotto il video, sotto il video ma consiglio comunque LinkedIn, potrei, potrei non ricevere una notifica da parte di YouTube nel caso in cui mi taggate, eh, sono a disposizione per qualsiasi dubbio o domanda. Se siete interessati anche a... Uh, presta shop Facebook ci sono le dirette precedentemente fatte sul canale, sia presta shop Facebook sia presta shop Matrix. Non delle, non delle novità, ma de, del, rilascio, uh, del rilascio base. E rimango a disposizione. Uh, quindi grazie per chi ha seguito uh, in, in diretta. Grazie per chi lo rivedrà in differita. Ripeto: se c'è qualche dubbio, taggatemi tranquillamente. ma... Vi consiglio di iscrivermi sul LinkedIn, sono, sono. più attivo là. Giovanni mi chiede quando il video su XDebug. Anche questa è una bella, una bella domanda. Siamo un po' impegnati ultimamente, però cerco di, di, di metterlo su e di, 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 metterlo, sul, sul, di, di metterlo sul canale. E in modo che così vi accontento su, 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 su X debug. Ci, ci provo, Giovanni, ci provo a farlo il prima possibile. Grazie mille a tutti, uh, ci vediamo settimana prossima con un'altra live talk, e ci vediamo a fine mese con una live talk con un'agenzia partner, con me, uh, e ci vediamo il mese prossimo con il prossimo uh, tech product update di Pressashop. <ride> certo Johnny, non ti preoccupare, grazie mille, ciao alla prossima.